Buonasera, buonasera a tutti, bentornati su Full Monkey, alla serata Monkey Game. Buonasera Luca. Allora, ero abbastanza distrutto la scorsa live, quindi della trama mi ricordo poco e niente. Se mi ricordo bene, allora abbiamo incontrato Heisenberg, che ce l'ha con Madre Miranda e tutta la famigliola. L'abbiamo esplorato tutta la fabbrica, in cui poi ci Eh sì, e siamo. non ci è piaciuta molto. No, e abbiamo combattuto contro il trenino Thomas. Successivamente Ah, Heisenberg ha iniziato a incazzarsi e a trasformarsi in un mecha magneto. Max è altissimo, adesso lo abbasso. Ora dove spero sia a posto, parla Max. buonasera, buonasera. Prova, 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 buonasera. Sì, e in più abbiamo incontrato Chris, che ci ha fatto scoprire che Mia, nostra moglie, nonché madre di Rose, che stiamo cercando di ricomporre come un pezzettino Lego, in realtà è madre Miranda. Sono la Ah, stessa persona. sì, questo me lo ricordo che c'è stato sto momento proprio plot twist, Ma eh? sì, e dobbiamo anche capire era già Mia quando l'abbiamo incontrata nel 7, è diventata Mia dopo, è stata tutta un'illusione. Esattamente come perché noi sopravviviamo in continuazione, anche perché siamo stati definiti come un esemplare interessante e dobbiamo ancora scoprire esattamente cos'è il cadeau. Io sospetto siano i figli di Madre Miranda che lei partorisce. Se è così, infatti Rose dovrebbe risultare essere qualcosa di speciale perché non è venuto fuori un cadeau, ma una bambina funzionante. E adesso abbiamo da nostra disposizione un carro armato con dei mitra e una motosega che ce l'ha dato Chris. Ricominciamo, non ricominciamo, Una cosa riprendiamo. particolare. Oli, una domanda, ma Sì. quindi Vitan c'entra qualcosa col concepimento della creatura in tutto questo? Cioè, roba Sì. sua? No, allora dovrebbe essere roba sua perché viene comunque definito come il padre di Rose, anche dai membri della famiglia di Madre Miranda, quindi tecnicamente è figlia nostra. Allora, sistemiamo il mouse come al solito, perché non si sa perché lo cambio, così no, così sì. Computer, che non l'avevamo letto. Squadra Hound Wolf. Ho finito di perlustrare la fabbrica, ma non c'è nessuna prova di legami con l'organizzazione. Stavolta non abbiamo avuto fortuna. Sono riuscito a mettere le mani su alcuni documenti che spiegano gli esperimenti di Miranda e che confermano le nostre teorie. Si è volutamente infettata col mutamicete, grazie al quale ha sviluppato una serie di abilità, tra queste il mimetismo. Può controllare le sue cellule e cambiare il suo aspetto e in quello di chiunque altro, qualsiasi cosa. Ha finto di essere Mia e si è infiltrata a casa dei Winters. Il suo obiettivo era rapire Rose. Forse pensava che avendo le sembianze di sua madre sarebbe stato più facile controllare la bambina. Attaccandola abbiamo rovinato i suoi piani e così ha finto di essere morta grazie alle sue capacità di mimetismo. Mentre la portavamo via, ha ucciso tutti i presenti sul veicolo e ha rapito Rose. Le cose non sono andate come avevamo previsto, però alla fine ha comunque raggiunto il suo scopo. Ma ora basta, è ora di affrontarla e far saltare in aria questo posto. Probabilmente il primo bisognerà abbattere Heisenberg, ma ho trovato qualcosa di utile. Si tratta di un pezzo della sua artiglieria, una lega di metallo e polimeri che lui non è in grado di controllare. È arrivato il momento di cambiare le carte in tavola. Alfa. Ok, allora, quindi Mia è la vera madre di Rose, ma Miranda si è trasformata per prendere Rose. Prima di andare sul mezzo, esploriamo. Sì, Ok, quindi quindi allora. non è la stessa persona. Non è? Non è la No, stessa persona. non è la stessa persona, a quanto pare Mia è Mia, però non si sa più dove è Mia. E Miranda ha finto di essere Mia. Hai capito? Perché io no. Sì, Spack. probabilmente poi avremo lo spiegone per i vecchi alla fine, tranquillo. Grazie. Proprio che è Chris che si ferma lì e dice: allora, adesso ti spiego che cazzo hai fatto e perché hai sbagliato tutto nella vita, Ethan. Primo, ti sei presentato. Si va sul grosso mezzo. E si carra armateggia, mi sa. Tieni Wii! premuto per 3-4 ore. Sì. Ecco qua. Il te ci doveva pensare seriamente, capito? Sì. Oh, ma sicuro, sicuro. Metal polymer composite, huh?
Time to fight fire with sì, fire. legare in metallo e polimeri detto così è proprio il cioè, sì, certo, come no, è ovvio. Via di mezzo tra Batman e, non lo so, Colorado. Sì. Allora, non sparo, posso mirare così. Questa è la guardia. Bella. E... bella. Ok, no. Ah, se miro posso sparare col cannone, se no sparo col mitra. Ehi. E si sale! Si sale, sì. 300 col carro armato! No, l'ho Questa perso! Questa situa la vedo simpatica. Ma ora voglio scendere. C'era la capra, ho visto la capra. Ah, non l'ho neanche notata. No, che delusione. Io basta, io guardavo i cadaverini appesi, non l'ho vista. Pure io. Ma quelli sono quei cosi che abbiamo affrontato finora. Sì, sì, sì. Li stanno facendo in massa. Magari fosse esattamente come Pacific Rim. Voglio che diventi un mecca. Alzati, coso. Il finale di Avatar, mi sa. Che ti spari tu, stai tranquillo. Non dovevi, hai sbagliato tutto. Questi poi dopo fanno un casino, per l'assicurazione. No, non va bene, scendi, torna giù. Facciamo questa versione che va. Bella Dani, buonasera Dani. Scarafaggio di merda? Ti ha chiamato prima? Sì, scarafaggio di merda. Ma è maleducato. Ma poi che animale è? Scusami, è un... demone della cianfrusaglia. Ma che... sì, comunque c'è la ragione frangettone. Se non ci fosse il copyright la metterei la musica di questo. Guarda, faremo a Menzio. Boom. Io la voglio. Attenzione, momento control. Il magneto. Due ante di spazio. Spara nel buco. E me? Ecco. Sì, bravo, bella, Arto. Questo è il vecchio metodo. Ah, no, sto parlando del contatto digitale, vedi? Gli abitanti del villaggio sono ricoverati, il tempo sta scadendo. Ma come si pensa a farsi comandare per anni da quella stronza? È tutta una questione proprio di... Ciao, Assioma, Taulk. Ciao, Andre. Bastardo. Ma dai. Ma sono un attimo il volume... di Village perché vi sento male non vorrei, e quindi si sentirà anche male per non ricomincia cazzo di ricomincio, guarda una gaffonata, mo non vedo la chat, scusate, ok, sì gli sparo, tranquillo Andrea, gli sparo, ecco. Aia, sento fase 2, ti prego, perché sennò sei una merda. Adesso ti sparo le porte di Kingdom Hearts. Sono! Ci voleva Andrea qua. Quando userò la mano lo chiamiamo. Here we go, Ethan! The final stretch! But what do you think? It's hopeless, right? Just give up. Flesh and blood will never win against me! Questa volevi fare una schivata molto da solo. Sì, però questo è molto. No, ma... cioè... non è un granché come questo. Guarda, me ne sto un po' accorgendo. Hai detto che è una merda, per cui... cioè, col carro armato quasi ancora si salvava, ma... così è troppo... strano. Esatto, però vai di bazzuchino, armato, dai. Almeno vive il carro armato.
Poi con la pistolina è triste assai pure, eh. Vabbè, ma lui c'ha il vino. Sì, Andre, entrambe. Sparo a tutto quello che vedo con tutto quello che ho. Ehi, come sei nervosito? Ma vabbè, dai, facciamolo bene. Coltellino? No. Oh. Ma che fai che accoltelli i tubi e le ruote? Però le gomme gliele potrebbe tagliare. Ti buco! Buco, stronzo! Col coltellino. L'hai pure fatta avanzare di fase col coltellino. E che ti ha lanciato il carro armato in faccia? Se mi lancia tutto addosso. Grazie. La fiancata con il coltello. Porca miseria. È un momento molto anni 80. Ma veramente di una bruttezza esagerata tutta questa faccenda, cioè proprio. Io non pensavo fosse possibile, ma hanno reso la culla del caos bella. Questo era Heisenberg. Vabbè. È piaciuto Heisenberg? L'hanno caricato così tanto che guarda, non vedevo l'ora proprio. Alfa! Poi devo mettersi in salvo. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Rose? With the dick! Mergo, ecco Mergo. Spara al vaso. Spara l'uccellino, spara la signorina. Spara, le sai cos'è? Senti, sta parlando strano, eh. Io non mi fiderei. Avete visto lo sfondo? Sì, è lo sfondo d'inizio gioco. No, gli alberi. È molto Stranger Things, c'è cioè tu dietro. But I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I can't gliel'ha proprio detto che è un coglione. Ma glielo stanno dicendo tutti dall'inizio del gioco. Senti, a Jon Snow. Per cazzo. Ah, ma c'ha le ali. Ah, vabbè, se c'ha le ali è un'altra faccenda. Non sparare alle ali. Eccola. Remember Evelyn and her power over them all? No. Rose is her sister. Sì, no. Ah, Rose is Evelyn's true complete form. Okay. She would be able to fully control the masses. And I must have her. La traduzione in italiano fa proprio ridere, cioè tutto sto casino perché c'è una bambina che combatte il muffa. Controllo della muffa. Calm yourself. Rose will be safe. Una signora delle pulizie potrà nulla. Ci sarà un'impresa, un imbianchino. She's my child, not yours. Where are you? Show yourself. Ah, ma c'ha la magia. Ma lei tira fuori i corni. Eccola. Hai visto? Ora lo puoi dire, ora lo puoi dire! È un fungo! È una muffa! Anche Daenerys vuole fare sapere la sua. Avevo letto merda vigliacca! Non chiamarla, non abbiamo le munizioni, Ivan! È galla, è venuta la vigliacca! You will join the Megamycetes records. E ciao, cuoricino. Questo era il cuoricino di Ethan? Sì. Vabbè, solo il cuore, che non ne ha visto di peggio. Una pile dura, secondo me. Comunque questi alberelli dildo, solamente. Perché in Resident Evil 8 sapevano cosa avrebbe venduto. No, che schifo, comunque. È finito il gioco, le vedi. Bad ending? Good ending? Vessel or not, I can't wait to see my true child again. In che senso involucro no, però, scusa? Ma soprattutto, vabbè, guarda. Credo che possiamo smettere veramente di farci domande e accettiamo le cose come vengono, perché fanno a cazzo.
Non l'ho capito, tu l'hai capita o non sono l'unico No, che il non l'ha fatto che è capita? un involucro. No, che ha detto involucro o no, cioè. Ah, no, vedi, non c'è capito. No, è proprio. Ah, ciao Ross. È tutto sulla separazione di una coppia. Sì, Ma è tutto divorzio questo. i Esatto. danni del E perché lui matrimonio. ha la casa, però? Perché mia nonna ha la casa? Perché poi no, perché tu vuoi, no, allora io la casa, questo, però mia nonna ci ha dato quella casa. Ah, ho detto che è morto Ethan. E quindi adesso mi Sì. chiamo Chris. Ecco lo spiegone. Ecco. Yesterday, we took down the transformed Miranda. Solo Sì. lei? Ok. No. Ma cosa sono queste foto, no? Ti prego. forcefully took him and Rose with us. Mi But the fa vedere un vehicle they were PowerPoint. riding in was attacked. When I got Da to the chi? wreck, È al Ethan capo. and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she's not gonna get away with it. Sbaglio, manca un pezzo. Sì, quello dell'involucro. God damn it, when does it end? What's that, sir? Cosa? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. Ok. Stanno dicendo che è morto. No, aspetta, vuoi vedere che finisce così Morto da vedere da l'ospedale 3 anni. DLC? So BSAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, aspetta, mi No, sono perso, doesn't mi sa change allora. anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Okay. K9, K9, I want to know what the hell BSAA is dopo, doing here. ok, Find out what poi you gli dico can. da Ross. Roger that, I'm Oh, li ha on it. capito. Allora, non è 3 anni dopo quell'evento, Been ma è subito dopo, è 3 anni rispetto al 7, perché il 7 c'era Evelyn, la muffa originaria, da cui poi è nata Rose tramite Mia, e quindi adesso in realtà siamo dopo la morte di Ethan, prima dell'alba che avverrà l'evento della cerimonia. E c'è sta gente per mitosi, io ancora non ho capito, cioè come è uscita la bambina, cioè quali sono i rapporti di sangue Ma tra che sta cazzo gente, non stai è a dire? chiaro. E sto di quello che ha detto. No, ma intendi come è nata Rose? Sarà But thanks to your nata recon, we know Miranda's plan. tramite Couldn't quite believe it when I heard sì, she turned mitosi. herself into Mia, Senti, ma Claudio, ma invece tu chi cazzo sei? Questo è Chris Evans, qualcuno che dovrebbe essere importante nel franchise, invece hanno deciso di metterlo quando muore lo stupido del villaggio. Quella parte, Quella delle cicogne ok. No, Esatto, ecco. quella delle spugne, cavoli. Allora, in questo caso però credo che mamma e papà non c'entrano, c'entrano solo mamma e mamma e le spore. Zio, muffo. Sì. È diventato beautiful, abbiamo scoperto che Ethan non è il padre, è la muffa il padre. No, neanche mamma è mamma, è mamma fungo. E non è il fungo che pensate. Sto a capo in cazzo comunque. No, niente, grazie, vediamo un po' la trama? No. Dopo ci vediamo un bel video di YouTube che ci spiega che cazzo è successo, per favore. No, intendo alla faccia, hai visto Ma che mamma? è Ma non lo successo? so, Lo Miranda sta facendo la stringo trasformazione, qua. Now you find what we need to get vuole prendere il potere di First Rose. we're gonna have to Un take po' down di Dragon Ball anche in Ma tutto questo. no, ma io ci Ci vedo pensi? tutto. Cioè, non hai appena Oh, visto gli Ent che everyone wants vanno da hostile Saruman lì, va? violence. Ma anche niente, è vero. Cioè, Sì, c'è. sì. Però sono più dildi comunque, Sì. secondo me. Make contact Questo with l'ha everyone detto. hostile violence. This is what we call it. Watch out.
come funziona Resident Evil 8? Non ti fanno capire nulla, fai tutti i puzzle, ti fai tutte le mappe, poi a un certo punto dicono, sai che c'è, ti inizi a dare risposte, e poi ti ammazzano il personaggio principale e non capisci più nulla. Guarda, però secondo me c'è stata pure un'ignoranza da parte mia, no? Non so te, però io mi sento che... Ma guarda, finché... Allora, che mi sono scordato. No, allora, probabilmente in realtà è il vero plot twist... Perché in realtà è impegnativi, Ross, hai ragione, effettivamente. Sì, ma da, cioè, diciamo che fa più che fare solo da dildo, ti fanno anche da pulizia profonda del colon, quelli. Sì, sì, massaggiati. Perché dice? Ehi, guarda. Tutto. Ma il guarda, ma siamo in Call of Duty, bello e buono. Ora sì, perché siamo un soldato. Ma dopo aver giocato al 7 e tutto, ti posso dire tranquillamente: la questione di Rose, Miranda, Mia, mica è chiara. Ah, ok, quindi non è solo una mia stupidità. No, magari no. C'è anche una mia stupidità, ma non è l'unico elemento. Mi fa piacere saperlo. Sì, ma quindi ora andiamo alla casa con il comignolo rosso, no, vero? Esatto, io poi non mi ricordo un cazzo, quindi oltre alla stupidità c'è... Non mi ricordo il comignolo rosso. No, no, ma adesso dobbiamo andarci, perché se non è lì abbiamo perso l'area segreta del gioco. Allora, non farti toccare da questi serpenti irriverenti. No, questi sono quelli di oscurità del 3, di Dark Souls 3. Esatto, quelli che escono, che se li ammazzi prima che calino sta roba... Più glitch che albero. Esatto. A qualcosa devi pure sparare. Però non ti fare mangiare così come un fessacchione. C'ho il bat boomerang. Vai con il coltello Garambit. Vai. Dai. Ecco, allora, scelta rapida. Ma sai che mi sa che è potente il coltello Garambit. C'ho sta sensazione, vediamo. Che mo tipo lo... vai, so, hai vinto! No, ma veramente è morto così! Il coltello risolve tutto! Avevi già colpito! Non posso leggere quello che dite mentre combatto! Anche loro tenevano d'occhio Miranda, avranno pensato fosse ora di intervenire, hanno detto. Ok, allora... No, niente, devo fermarmi perché dobbiamo fare un attimo il riassunto. Devo sistemare la chat che non è scomparsa. In più cerchiamo un attimo di trovare un senso a tutta sta cazzata che stanno facendo, ok? Allora, la questione principale che abbiamo qui è: Mia ha partorito Rose. Ma Mia è Mia, ok? La vera Mia. E sappiamo che era è contagiata dal fungo, dal megamicete, quello che è, da Evelyn, che era la bambina che in realtà era il fungo del 7. Ethan arriva, prende la cura, nella versione canonica, prende lui la cura e la dà a Mia. Quindi entrambi non sono più contaminati dal fungo. Ok? Finisce il gioco e ora ci ritroviamo con Mia, che ha partorito Rose, che in realtà è la versione completa di Evelyn. Quindi vuol dire che Mia in realtà non era guarita. E se non era guarita vuol dire che la cura non funzionava, e ha senso, perché questo spiega perché Ethan non muore quando gli mozzi una mano, ma con la colla vinilica se riattacca e va tutto bene. Ora, la questione è: madre Miranda ha il cadeau, che non abbiamo ancora capito cos'è, e vuole Rose perché è la versione completa del fungo. Allora ha cercato di prenderlo fingendosi Mia per prenderla. Chris e le forze armate l'hanno bloccata distruggendola, ma lei è riuscita a liberarsi perché il mimetismo riesce anche... Praticamente il mimetismo è cambia forma e fa l'opossum, quindi si finge morta. Okay. Okay, sì, ha senso anche per Zoe. Zoe, infatti, non prende la cura e lì abbiamo il DLC. E quindi, a posto. Ross, scusa, ho perso una capra collezionabile durante un ascensore. Mi dispiace, abbiamo rovinato tutto, lo rifà da capo. Ma Greg è ancora incazzato con Sasha perché alla festa del compleanno non ha parlato con Rose. Esatto, ma questo succede nel DLC Resident Evil Party. Ora, quindi noi abbiamo madre Miranda che è Rose, stanno facendo, vogliono fare, e ha detto qualcosa sull'involucro, che quindi non ho ben capito se l'involucro è Ethan o Miranda o Rose, però probabilmente per involucro intende quello che prende il fungo. Guarda,
perché quando lo stava dicendo ha detto rincontrerò mia figlia anche se involucro, quindi ora lei ora Rose. Ok, però questo significa anche che da qualche parte o c'è una bugia o Madre Miranda è completamente andata, perché noi dal documento dei militari sappiamo con due P. Aspetta, c'è un problema grave. Che problema? Non lo so, mo ce lo dice Ross. Comunque dal documento diceva che Miranda si è messa il fungo per... Bisogna ricominciare il gioco. Abbiamo ricominciato il gioco perché abbiamo perso la capra. No, allora la capra la recupereremo. No, lo disinstalliamo proprio direttamente. Allora la capra la recupereremo quando si farà la run prima dei DLC per platinare, in cui farò tutto col coltellino anche. Quindi bello. Adesso dobbiamo scoprire. Ethan è veramente morto? Madre Miranda riuscirà a trasformarsi? E soprattutto, cosa vuol dire che riavrà sua figlia, nonostante qualunque sia l'involucro? Perché questo vorrebbe dire che sua figlia era Evelyn, ma noi sappiamo che invece Madre Miranda ha preso un pezzo del fungo per ritornare a se stessa. Però ha anche detto che il fungo ha memoria, quindi in realtà non parlava più come se stessa, ma parlava come fungo. Riavrà sua figlia, nel senso che riavrà Rose, sarà completa perché avrà finalmente tutte le parti del Mega Vincete e finalmente sarà completa. Forse così, 10 euro che è schiattato, andata, per me invece è ancora vivo e dovremmo soffrire vedendolo anche nel 9. La vediamo. Hey boss, I'm at the location preparing for support fire. Might be a minute. Roger. Tundra here, leaving some supplies in one of the houses, Captain. Help yourself. Yourself, mother, father. C'ho anche il visore notturno, ottimo. No, guarda, non te ne fai niente della laurea in psicologia per capire sta roba, fidati. No, mi sono appena reso conto di una cosa bruttissima che Andrea mi odierà. Non abbiamo usato la Magnum nell'unico momento in cui potevo usarla, perché adesso non ce l'ho più. No. È vero. ma non ci aspettavamo la permadezza. Comunque, del protagonista. Ma il volume com'è, Ross? Sono troppo alto io? Ditemi un po'. Comunque, che volevo dire? E quindi Andrea, vabbè, glielo dico, Andrea, mi dispiace, è saltata la maglia. Ma perché devi farlo rimanere male senza dare spiegazioni? No, non diglielo, se lo recupera, ha detto. No, io lo dico, hai ragione. Martedì, quando Gio fa lui la live, nel caso glielo diciamo, se non l'ha ancora visto. Aveva detto, fatemi sapere. E noi avete usato la Magnum? No. Facciamo finta di niente. Esatto. Niente, è andato tutto bene, esattamente come era previsto. Dai. Non c'è la Magnum in Resident Evil Village. C'è un altro nome. È Wolfsbane. Appunto. La Magnum non c'è, posto. Basta. Allora, questa è la casa col conigliolo rosso, se non ha nulla. Comunque questo cambio di stile del gioco non fa quel bell'effetto da Death Stranding. No, siamo in colore. Esatto, bravo, non è una cosa che dice, oh mio Dio, guarda là, in realtà c'è l'azione. No, sembra, ma è perché? Più tipo, ma che sta cafonata? Sì, anche perché, visto il grande cambiamento che c'è e che Chris non è arrivato lì per Ethan, ma c'era già, cioè piuttosto fammi fare il gioco direttamente da Chris, non con Ethan. Soprattutto per come è andata prima, come è andata con Ethan, che veniva dato il coglione da tutti. Esatto. Non è quello che si mangia di Magnum, ma ora mi è venuta voglia di mangiare il Magnum al pistacchio che ho in freezer. Vabbè, dai ragazzi, chiudiamo qui la live, almeno non so cosa di gelato. Vabbè, mettiamo una pubblicità, che ci metti 3 ore a mangiare un gelato, cazzo. Ho capito, te lo devi passare, non lo so, io sui capezzoli. Se lo vedo mangiare il Magnum al pistacchio mi sento quasi male. Guarda, noi abbiamo un cucciolone. Non ti piace il pistacchio, Maddalena? Madonna, Oli, sì. Ah, ti piace? Nel senso, ti senti male, ma non perché hai allergia o roba del genere. No, no. È perché il Magnum al pistacchio è il mio tipo preferito di Magnum. E che te lo vengo a fottere e che te lo vengo casa. A prendere a casa. Fai pure, tanto abbiamo già una lotta da fare per le goleador. Cazzo, pieno di roba, è vero. Veramente bisogna svaligiarti casa.
Così, detto su Twitch, tranquilli, quindi ho anche la testimonianza. Ah no, è vero, Max mi cancella il VOD. Grazie per l'idea. Sinceramente, guarda, dopo Heisenberg questo gioco è calato in ogni senso. No, prima. Cioè, sì, quel da Heisenberg. Ecco, adesso Ross mi odia, ma c'ha senso. Ma sento un Daniele? Ci può essere? Ciao! Dovrebbe esserci. Molto basso questo Daniele. Aspetta, mi sentite meglio? Ho davanti delle uova, per cui lontano. Allora siamo noi che ti alziamo, tranquillo. Allora, Daniele, ti informo che è le scatole delle uova che fanno il sonorizzatore, non le uova in sé. Ah, pensavo le uova in sé, invece no. È vero, però le scatole sì. Ross, allora, a parte che mi odi, lo comprendo. Il cucciolone è buonissimo, ma anche il magnum, ma non bisogna essere selettivi. Tutti i gelati sono buoni. Tranne quelli della frutta, quelli non sono gelati. Bravo! Oh, ma che le parole sante, finalmente, guarda. È una gran verità, Max. Ma siete dei bozzurri, veramente. Allora, vuoi farti una vita sana, ti fai una vita sana, ma non è gelato quello. Quella è una presa in giro salutista. Manco la crema ci mettono dentro. Sono per niente d'accordo, viva il gelato alla frutta. Non ne ha mai preso uno da che prendiamo gelato insieme, ma proprio mai. Vabbè, dai, ma ragazzi, qualcuno fa il pool per favore sui gelati? Vai, ne faccio. Non toccate. No, tu sei di parte. Luca, tu ti sei perso l'altra volta. C'è stata un'intera discussione su Luke. Su cosa? Su Luke. Non è un gelato, Luke, è un sorbetto con una cosa buonissima dentro quando finisce quel pezzo, la parte di merda. È combinabile alla fine. Gelati alla frutta non li mangio proprio, a parte il limone, ecco, l'unico gusto che mi piace alla frutta è il limone. No, non c'ho più la benzina. Si è perso tutta la magia di Resident Evil. Grazie, Paolo. L'altra utero unita è un bel tempo. Bene. Anche sorella di vagina mi piace molto. No, quello però richiede di aver scopato una persona in comune. No, che schifo. È la regola di Scraps, però. Ma nel mio mondo voleva dire un'altra cosa. Sì, mi dispiace, no. Sì. Guarda, mai voluto intendere una cosa del genere. Non... Niente, comunque anche non c'è più nemmeno la gioia di far sti ordini. No, posso dire no. Ma per vedere devo guardare per forza su Twitch, giusto? Perché non c'è diretta. No, c'è su Discord la diretta, sì. L'ho messa. Aspetta, eccolo. Ah, bello, aspetta. Dimmi che posso fare la figata. Attacco satellitare? Bingo! Circa? Bingo! Reloading now, just a minute. Ok. Arriva l'orda, vero? Arriva l'orda. Fatto? Altri? E altri? Qui. Ecco cucciolotti che siete, bravissimi. Tappa troppo sborone, Non è. No. È che veramente ti riempono di una roba potentissima. Oh, bravo, uno con la freccia, almeno c'è un po' di sfida. Bravissimo, finita la sfida. Spero che non sia questa la final battle, veramente, Ross. Però puzza di finale tutto questo, eh?
Sì, però è la parola giusta. Manca proprio l'idea che questo sia il finale tutto. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualcosa un pochino più del no, guarda, non ho munizioni, sento il rischio. Così è. Ah. Cos'è, un porno? Sì, cioè, sì, guarda, ti piace COD e non ti piacciono gli horror, ecco qua. Ho annoiato. Ah. Porno veramente di lavoro. Come sono i porno passione di lavoro? Ah, quelli senza passione. Ci sono anche i porno più di passione, ma. Guarda, dai che muoio però. Quelli dove usano gli stagisti praticamente. Esatto, bravissimo. Vabbè, dai, ti metti proprio del, dai, ti metti qui, no, non serve che partecipi, sta zitto e fai, mettiti lì solo. Gnacchete. Beh, però lì, ecco, se ti prendi con me minimo una malattia. Ma sì, ma tanto poi c'ho le siringhette. La rugna. Questa è una bella bombetta. Vabbè, niente. Non ce l'ho più, non le ho finite. Ma devi andare avanti molto che ne escono troppe. Secondo me devi andare via. Aia. Niente, devo proprio abbatterle prima. Brutti dildo e strani porno che mi vedete. È tutta roba giapponese, Ross. Vuoi vedere che c'è una capra qui in giro? Ecco. Beh, perché può mancare una capra in un porno. Posso notare che dopo che parlavamo di dildo e di porno, e poi te la prendi con me quando ti dico che hai un rapporto con le capre, che secondo me ora io parlavo del collezionabile. Bisogna rifletterci su questa cosa delle capre, le libere associazioni si fanno, eh. Lutterini. C'era anche un esplosivo prima, dai. Mi serviva. Come va a calore da voi? Male. Se more. Sì. E anche. In più ho un computer che sento scaldarsi sotto le mie dita, mi sta preoccupando. Quello proprio. Ma infatti sì, c'è, sì. Se si butta fuori. Pure ah, qui. Bella la taverna. Taverna, taverna fresca. Però io se vado in cantina non la linea. Cioè posso andarci per me, non per la live, però. Andare così. Affanculo. Vabbè, no, aspetta, sto cavo internet è bello lungo. Sto cavo internet è lungo, se mi date un attimo mi metto sulle scale del condominio. Tu non eri morto? Ma chi è? È quello di prima. È quello che era col martellone enorme. Che avevo già combattuto col coltellino, perché qualcuno ha detto fallo col coltellino. Va bene, facciamolo col coltellino. Nessuno dica ora fai col coltellino, per favore. Grazie. Però si resta sempre sul porno. Lui ce l'aveva più grosso, sostanzialmente. Sì. Sostanzialmente. Però l'importante è come lo usi, infatti era morto. Esatto. Ce l'ha bello grosso comunque, vai. Ma anche un. No, cazzo, è spinato. La morning star. Una mazza chiodata. La morning star. Stella del mattino. Io neanche leggo cosa mi dice, probabilmente mi ha persino dato delle informazioni importanti per combattere. Ha solo un punto debole, se sbagli il gioco si disinstalla. Il coltellino. Aia, bam, questa te l'ho vista sulla. Ma ero dentro, raggio, non doveva prendermi.
Questo è il lungaro spinato. Sì. Ok, ho le cupe. Cambia completamente il quarto libro di Harry Potter, se questo era lungo lo spinato. Sì, abbastanza. Prenda tempo, va bene. C'è una meccanica sola praticamente, devi sopravvivere tra una laserata e l'altra. Sì, ha rotto anche un po' i coglioni. Ha rotto, sì. Da quando è che è diventato Hero War? Sì, ma ragazzi, non può stare in piedi tutte se... Dov'è? Ah. Oh, questa è brutta. Cazzo, questa è brutta. Faccio Nimbus. No, hai sparato contro. Sì, no, quello è proprio mira di merda del gioco, però diamo una colpa. Hai sparato contro il muro. Mi piaceva la benzina, non è? Dove miro stavolta, non contro il muro. Dai, che lo vedo in difficoltà. Dai. Expecto Patronum. Cazzo, comunque la mira di merda sto gioco. Beh, adesso no, l'hai preso. L'ho preso, guarda. Ah, l'ha preso. No. Figa, ancora in piedi. Ah, cagare. Tutta sta scena per cagare. Ah, pagliaccio. Vabbè, hai vinto una massa. Guarda, nemmeno più quella cosa che te lo fa comprire. Non... Ah, ecco. Cioè, mi stava deludendo, Chris. Ti stavi esagerando la delusione. Sì, cioè, mi togli anche le cose che ormai sono abituato. Mi lamento perché questo gioco poteva ancora, cioè, a parte la trama un po' scombinata, funzionava. Poi questa cosa del cambio personaggio già è destabilizzante. Okay. Concentratevi sul piano, niente lamentele. Questi muoiono. No, è che il mettere Chris, cioè, piuttosto me lo metti dall'inizio, è cambiato completamente il gioco, la meccanica, un cadeau enorme. Cos'è quello? Un cadeau. Cioè un feto di Madre Miranda che serve per la trasformazione. Minchia, se lo vede Pillon lo usa come gadget. Ah sì, questo qui lo mette nel giardino. Sì, sì. Alpha the squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. No, aspetta, è diverso Rosso, non è che fa schifo e Chris anche. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Questa cosa la usano in Texas come pubblicità contro l'aborto, credo. Sì. I'm going in. Sei certo di voler abortire? Guarda cosa succede durante l'aborto. Esatto. Guarda chi sei e cosa fa. Your distance. Do not move until I give the order. Allora, it's too late now. Aspetta. We really should have told Ethan the plan. There wasn't time. We didn't see it for long enough. Even so, you should have told him. Guarda, persino le manine ormai fatto, non si può più tornare indietro. No, Ross, allora, Chris è fantastico, come personaggio l'ho adorato per quanto è tamarro, spaccone, tutto in tutti i giochi. È che in questo, dopo aver fatto una gran parte del gioco sentendomi dire guarda sei un coglione, ti affezioni a quel coglione di Ethan. Poi quando ti muore davanti è un po' uno shock e passi a Chris, però a te ti sembra tanto che mi manca quel pezzo di trama che è importante, che è quello infatti che non riusciamo a ritrovarci perché ci ha dato delle informazioni, poi adesso passiamo a Chris che in realtà dovrebbe averle, ma che non ce le stanno dando. Ma Chris è fantastico, è Reiner, è tipo Reiner, ok? Solo che avevamo prima Eren,
era carino farci finire con Eren e muore Eren, Eren muore alla fine, non che ci muore a un certo punto e non sappiamo nemmeno più perché non possiamo più usare la Magnum. Ho sentito una frustrazione. Può essere. Beh, Ross, l'hai visto in faccia? L'hai visto quanto è combattuto? Ha avuto dei problemi ha avuto delle questioni con la sorella, problemi familiari, e si è ritrovato a combattere delle guerre non sue. Rainer, Chris. Comunque questi ce l'hanno coi fetini, eh. Sì. Mamma mia. No, ma qua è un ritrovo della famiglia, abbiamo capito. Vabbè. Questa volta lo posso distruggere, cadò? Perché non esce? Ok, esce. No. Cadò. Così a cazzo del cane, vabbè. No, è che con Ethan non potevo distruggere loro, che magari con Chris cambiava qualcosa. Ma niente. Dava più soddisfazione. Lore. Interagisci. C'è il libro di Voldemort qua. Nome del soggetto, Donna Beneviento, compatibilità no. Col cadò. Finalmente ci spiegano come funzionano i loro poteri. No, ma non è sempre stato così. Una volta che vidi non si apriva. Cosa non si apriva? Mi sono perso. Mi sto perdendo pezzi. Abilità cognitive normali, nonostante sia affetta da una grave malattia mentale. Il suo aspetto è quello di un normale essere umano, ma è in grado di secernere una sostanza che produce un segnale con cui riesce a controllare le piante infette da muti micete. Quando gli esseri umani assorbono il polline di uno specifico fiore, lo si può far sì che abbiano delle allucinazioni. Tuttavia, è mentalmente sottosviluppata e ha diviso il cadò con tutte le sue bambole per poterne controllare da lontano. Non è idonea a fare da involucro preva. Allora, adesso sappiamo cos'è la storia dell'involucro. Più o meno. Ma io finalmente ho saputo perché quella cavolo di bambola si muoveva, perché sembrava fosse tutta una questione di illusioni del polline, ma allora la bambola si muove perché ha dentro il cadò. Ha più senso, perché noi vedevamo la bambola muoversi anche quando non eravamo stati esposti al polline. Cioè, come cazzo si esprimono anche loro? Cioè, abilità cognitive normali. Ok, però dice perché è sottosviluppata. Però è mentalmente sottosviluppata, cioè non ho capito. Perché... Quindi, allora, Barbara, hai visto quanto poco è, quanto è grande il libro? Cioè, neanche si sono impegnati, dai. Sono tanti disegni. Il resto è tutto cazzetti, sono disegni di cazzetti in sto libro. Vediamo i cazzetti. A sto punto, giustamente, vediamoli. Ma perché poi si chiama Donna e Benevento? Si chiama così, hanno mischiato tutta Europa un po' per dare l'idea che ci fosse tutto quanto l'Europa dentro. Sì, sono tanti dildi, i dildi Stura Colon. Nonostante nome del soggetto, Carl Eisenberg, compatibilità col cadò, incredibilmente alta, attività cognitive normali. Per ora. Normali. 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 Basta. Presenta organi elettrogeni simili a quelli della torpedine Narche giapponica. Questi organismi sono connessi al sistema nervoso del soggetto. Può trasferire e controllare l'energia elettrica attraverso il suo corpo, il che gli permette di manipolare i campi magnetici che sfrutta per muovere metalli. Uno splendido esemplare, ma non idoneo a fare da involucro per Eva. Quindi cioè lui trasmette energia elettrica, ma invece di fare le scosse è diventato un magnetismo. Va bene. Non esco i cazzetti a Sioman. Perché questo canale vuole resistere. Oh, l'ho uscito, bro. Nome del soggetto. Alcina Dimitrescu. Alcina Dimitrescu. No, Dimitrescu. Dimitrescu. Sì, perché qua siamo su Resident Evil Village. Dimitrescu. Diciamo che cambia un po' a seconda di come va, dai. Compatibilità col cadò molto alta, abilità cognitive normali. Il tasso di rigenerazione è incredibilmente alto, le ferite superficiali del soggetto guariscono in pochi secondi e le sue unghie possono trasformarsi in lunghi artigli in pochi istanti. Una rapida rigenerazione comporta anche una crescita fuori misura del suo corpo. Nota, a causa di una malattia ereditaria del sangue, il soggetto deve nutrirsi regolarmente di carne umana e sangue per mantenere la sua proprietà di rigenerazione. Sospetto che in caso di mancato bilanciamento della rigenerazione del soggetto, la sua mutazione diventerebbe incontrollabile. Non è idonea a fare da involucro a Eva. Cazzo al Cina, però. C'eri quasi, già i fan ti adoravano. Immagino se fossi diventata la protagonista. Nome del soggetto.
No, ho detto c'è Totò adesso. Sì, Totò. Salvatore Moreau. Compatibilità col cadeau bassa. Abilità cognitive incredibilmente basse. Grazie. Cioè, proprio, sta parlando di Ethan in realtà. Il cadeau... Il cadeau ha causato drastici cambiamenti nei suoi organi interni, trasformandoli in organi che somigliano alle branchie dei pesci e una vescica natatoria. La sua divisione cellulare è irregolare e lo fa tramutare in un pesce gigante. Perché sì? Il soggetto non è in grado di controllare questa trasformazione. Perché sì? Ma quindi tutti fatemi difetti. Capire, ma sti fetini quindi li mettevano dentro gli uomini? Sì. Dove? Curiosità. E il problema è poi da dove uscivano una volta nati, però... Ma anche da dove entravano mi incuriosisce. Sì, la versione raffinata. Ma... Credo sia lo stesso tizio. C'è cheese, cosa vuol dire? O come l'ha scritto Ross, comunque. Ci hai ucciso. Ah, sì. Okay. C'è cheese. Coglioni. Allora, questo è come si sviluppa un embrione. Ok. Comunque, probabilmente l'hanno fatto nel solito modo che si fa nella scienza e nella fantascienza. Prendi il fetino, lo butti dentro il petto, boom, sei fatto. Bello, mi piace questo metodo. Uno screening di controllo, magari, qualche collegamento, è fatto. È risolto, non rompe. Ma lei chi sarebbe sta tizia col feto? Questa è madre Miranda con la sua famosa figlia. Ah, quella dell'altra volta, sì, mi ricordo, ok. Madre Miranda che regge una donna mentre gli stanno mettendo l'eyeliner. Che è un momento difficile, da... Sì. È importante. Una bambina... Ah, questa deve essere Evelyn, forse. In pieno Covid. Sì. Vuoi vedere? Allora, aspetta. Se Madre Miranda in realtà è la madre di Evelyn... Che però lei è stata presa in Africa, Evelyn, che era quel fungo, e l'hanno usata per gli studi, sua figlia, facendola diventare il fungo. Lei allora adesso ce l'ha con l'Umbrella, forse o comunque con la corporazione, perché hanno trasformato sua figlia. E questi che cazzo sono? Questi sono chiaramente Franco e Ciccio con un amico. Franco e Ciccio con Madre Miranda, va dai. Cara Miranda, ti porgo le mie più sentite scuse per non averti incontrato di persona. Avrei grande piacere a visitare di nuovo il tuo affascinante villaggio, ma sono tremendamente occupato. A ogni modo, immagino che una donna immortale come te abbia dimenticato il povero studente di medicina quasi morto in una strada innevata. Victor Frankenstein? Non dimenticherò mai tutto ciò che ho imparato 15 anni fa, durante la mia permanenza nel villaggio. La tua ricerca mi ha ispirato. Cioè abbiamo un problema di eco. No, ho ruttato, scusami. Era l'eco tuo? Sento la mia voce di sottofondo. Ho avuto paura di aver fatto danni con il rutto, scusami. No, tranquillo. La tua ricerca mi ha ispirato. Potete trasformare un essere umano infettandolo con un organismo. Un'idea futuristica. Ma come? Sapevo che queste conoscenze mi avrebbero permesso di realizzare la mia personale visione del futuro, dell'evoluzione umana. Perfino dopo due guerre mondiali e sull'orlo di una terza, la mia convinzione non ha mai vacillato. Tuttavia, dopo lunghe notti trascorse a parlare di te, con te, ho compreso che cercavamo due cose diverse. Tu volevi riportare in vita una persona morta, io volevo cambiare il mondo. I tuoi esperimenti sulla muffa non mi avrebbero aiutato nell'impresa di ottenere un'infezione esponenziale. Un virus sarebbe stato più efficace. Ecco perché, mia cara, ho dovuto lasciarti. Ancora mi pento di non averti detto addio. Perdonami se mi lascio andare ai ricordi. In realtà, ho delle novità di cui parlarti. Ho trovato la chiave per l'evoluzione, il progenitore, un virus creato in Africa. Intendo fondare un'azienda con colleghi e amici dedicata alla ricerca sul virus. La chiamerò Umbrella, proprio come il simbolo della caverna in cui abbiamo parlato. Ah-ha! Solo un po' più vicino a realizzare la mia visione. Spero che anche tu un giorno possa raggiungere il tuo scopo. Mi hai insegnato così tanto e per questo sarò sempre in debito con te. Con affetto, il tuo terno studente, Oswell E. Spencer. Questa è la lore lore. Cioè, qui hanno appena lanciato una bomba di lore enorme che ti va a ricollegare tutti i giochi prima a questo. Bellissimo. Così a cazzo, in mezzo ai sparatori. Qui, non ci credo. E adesso ha più senso che ci sia Chris, perché Ethan non ci sarebbe mai arrivato a nulla di tutto ciò.
Sì, però posso dirvi che sembra un po' la stanza della trama, cioè ti hanno fatto sparare la stanza e stai prendendo oggetti in cui leggi che cosa cazzo avresti dovuto capire, questa è. Esatto, perché questa è che dicevo Oli prima. È la stanza per i vecchi. Vabbè, oddio, qua non è solo figura, perché pure roba che non è che potevi capire da solo. No. Il collegamento fra madre però... Miranda e Umbrella non lo potevamo sapere perché sia un momento spiegone, sia un momento ok, ripariamo tutti i buchi di trama in una convenientissima location. No, che poi almeno adesso, cioè noi avevamo visto il simbolo dell'Umbrella con le famiglie e l'ho sparata subito dicendo allora qui che si creerà l'Umbrella, ma in realtà l'Umbrella è già esistita e il Spencer ha preso il simbolo vedendolo da qui. Madre Miranda è persino quanto mi puzza di Assassin's Creed sta roba delle origini. No, perché l'atteggiamento è la leggerezza con cui la buttano là, no, Asadrino da caverna, come sì, no? E questo spiega perché il 7 già non si capiva, è un reboot, è un remake, cioè è un seguito, cos'è? È tutte e due. Vabbè sì, ma questo in realtà è un discorso che ti devo dire, si è sempre fatto quando è uscito un nuovo Resident Evil, tutti gli articoli, quindi quale cazzo sarà il senso, perché perso. Se li giochi dopo, cioè quando sono già usciti tutti in fila, dici guarda ha senso, sono crisi continue. Devi andarti a cercare un po' di lore in giro, però nel 7, visto che avevano anche cambiato il gameplay, il dubbio era legittimo. Questa è Evelyn. È già successa questa cosa. No, cioè, sto dicendo che però con gli altri, se, giocandoli, quando li giochi sono già usciti, alla fine dici ok, ha una trama che prosegue. Qua era cambiato praticamente tutto, dici boh, Ethan chi è, dove compare, poi compare Chris diversissimo. Io non l'ho ho percepito sicuramente, sono d'accordo con te che c'è proprio una nuova continuità dal 7 in poi, ma secondo me che prima non c'era nessuna cazzo di continuità, sì, di trama ce la trovi, perché comunque l'ambiente, l'universo è sempre quello, ma non c'è nessuna cazzo di continuità progettuale, perciò ogni gioco in realtà è fine a se stesso. I giochi sono fine a se stessi, guarda, aspetta, dal 5... Cioè, stavolta c'è una lungimiranza di un altro tipo, non che prima non ci fosse, però prima era più, diciamo, ricordiamoci di fare il Resident Evil ogni tot. Adesso invece abbiamo sta storiella, la raccontiamo nell'arco di tot giochi. No, io intendo però che il fatto è che se li vai a finire dici ok, ha senso a livello continuativo ognuno di loro, perché i primi tre, vabbè, quelli sono praticamente continuità. Il 4 però continuità, però che se tu, cioè dal primo al terzo cambia completamente tutto nel gioco, cioè il gameplay del 3 è completamente diverso dal gameplay dell'1. Quindi in realtà però... è sempre una rivoluzione gioco all'altro. Sì, però lì in quel caso tu passavi dalla villa vicino a Raccoon City a Raccoon City e poi nel terzo eri ancora Raccoon City, quindi comunque un insieme lo trovavi, no? Quelli dopo finisci con Las Plagas in un villaggio con il 4, poi in Africa con dei parassiti. Io mi ricordo proprio, cioè sul 4 si cominciarono a fare questi discorsi, adesso è cambiato il gameplay, è cambiata la storia, sono cambiate le dinamiche, poi è uscito il 5... Prima che uscisse, vogliono cambiare tutto di nuovo, tutte le carte in tavola, oh mio Dio! E poi faceva cagare, quindi non se ne è più parlato. No, quello sì, però no, adesso non sto parlando di una questione di gameplay, io sto parlando di continuità del 4, ovviamente, per come era cambiato anche l'ambientazione e tutto, sembrava ma si sta facendo qualcos'altro di diverso e nuovo, perché anche avevano cambiato le carte in tavola, non c'erano più i virus, c'era un parassita. È che comunque a me mi è sempre sembrato che la trama si connettesse da un gioco all'altro in modo casuale, arcade, come negli anni 90, cioè il 6 magari ha tirato tutte le corde, tutti quanti le linee dei vari giochi con i personaggi separati, perché avevi il figlio di Wesker e tu ma pure gli spin-off sono stati tutti cacate, cioè non lo so.
e che ci metto dentro pure tutto quello dentro al calderone, quindi alla fine è stata talmente un'operazione commerciale quello che sì. La dignità di lore, secondo me. No, ma il 7 andiamo... va, dai, dai. No, ma aspetta, il 7 e l'8 hanno quello che gli altri mancavano, la continuità proprio narrativa. Sono impostati di fare sì, di un progetto lungo. Però era il concetto del ma nell'universo di Resident Evil dove si piazzano? Ora lo sappiamo. Sì. Vai, vai, vai. È un attimo che adesso la gola. Bevi, beve, beva. Mia cara Eva, sono passati 100 anni da quando l'influenza spagnola ti ha portato via da me. Mi sono sentita così impotenti. Sì, beh, proprio la presa alla lontana dal racconto della lore qui, eh. Ma ora, grazie al potere del Mega Machete, posso riportarti in vita. Ho dovuto testare le abilità rigenerative del nuovo involucro. L'ho fatto a pezzi e poi l'ho riportato in vita grazie al calice dei giganti, tramite il quale è possibile regolare i poteri del Mega Machete. Perché sì. Ora devo solo fonderla col Mega Machete. La cerimonia sta per iniziare. Dopo averti perso, ero così afflitta dal dolore che ho vagato all'interno di una caverna in cui volevo lasciarmi morire, così da incontrarti nuovamente. È stato lì che per caso ho trovato il Mega Micete. Me coglioni! Sì. Cioè il culo proprio! Mi piace! Quando ho toccato quella sostanza scura, un'immensa coscienza ha illuminato la mia mente. Il Mega Micete scompone e assorbe la coscienza di coloro che hanno perso la vita. Ok, sapevo che la tua coscienza era lì e che avrei potuto usarla per riaverti con me. Avrei solo bisogno del giusto involucro. Una volta tornata al villaggio, ho impiantato la muffa del Mega Micete. La muffa del Mega Micete negli abitanti. In questo modo potevo controllarli e fare degli esperimenti. Ho studiato centinaia di soggetti prima di trovare l'involucro perfetto. Ho persino creato un parassita chiamato Cadò, sperando che rendesse più facile trovare il giusto involucro. Ma i miei esperimenti non hanno dato frutti sperati. Alcuni, come Alcina, erano quasi perfetti, ma molti di loro si sono trasformati in Lican. A un certo punto sono stata contattata da un'organizzazione che si è offerta di aiutarmi. Ho dato loro un campione della muffa e il tuo DNA. Così hanno creato Evelyn, un altro fallimento. Tuttavia mi sono stati utili in qualche modo. È grazie a loro che ho saputo di Rose, di come lei fosse l'involucro perfetto. Ci sono stati degli intoppi, ma sono riuscita a verificare la sua identità. La mia ricerca adesso è completa. Eva, ho atteso così a lungo di riaverti con me. Ok, eccola lì. Serve dai, per la bambina di questa. Sì, e ora finalmente ha senso tutto, tranne una cosa, ma questa è puramente una questione mia che non credo che spiegheranno, ma è scamotaggio narrativo. Cioè la questione, aspetta, il Mega Micete scompone e assorbe la coscienza di coloro che hanno perso la vita, sapendo che la tua coscienza era lì e che avrei potuto usarla per riverti con me. Ora, io avrei capito se muori mangiato la Mega Micete, la tua coscienza entra. Così abbiamo appena trovato la chiave per l'aldilà. Chiunque muore finisce con la sua coscienza dentro il Mega Micete, messa così. Infatti sì. Ma magari è stato tradotto a cazzo. Quello è possibile, allora poi andiamo a vedere la traduzione vera. Perché magari c'è dentro un qualcosa che fa capire quello che hai detto tu, cioè se muori col Mega Micete ti assorbe la coscienza, magari è così. Basterebbe anche una linea in cui dice ho preso il tuo cadavere e l'ho buttato nel Mega Micete, a posto. Lì abbiamo i dottori con Evelyn, Chris e Miranda. Credo Miranda, o forse è mia. No, no. Spara. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Anche a me, Ross. In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. Cristo. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter?
No, come scusa? No, scusa, cazzo, ha detto he's gone. Ha detto gone. È morto. Oh. Scusa. Allora, aspettate, in realtà ha molto senso per come l'abbiamo visto Ethan finora. Ethan è scusa, è un coglione. Ma dice, allora è un coglione, no, è morto. He's dead. Ah, esatto. Non l'aveva neanche capito lei, quindi. Come? No, ma infatti ha detto gone prima, però, mia. Ci sta rimanendo malissimo. Ha segnato l'Olanda, intanto, ve lo dico. Così. Ah, cazzo di cane. Ucraina. Compresa di Crimea. Esatto. Adesso ci spiega perché l'ha sposato, perché è un bravo. No, adesso ci spiega perché senza cuore è ancora vivo. Aspetta. No, se è senza cuore è ancora vivo, no. Ha detto molto speciale, secondo me questo riciccio. Ma sai che c'è ragione? Sì, ma Mia stava leggendo i subs. Ha detto, scusa, qui è scritto scusa. Ah, come è morto? Hai detto scusa? Ethan è vivo, no. Aspetta, allora qua so che stiamo confondendo. Va bene giocare con Ethan, è più che se è vivo, qui ha troppa roba, stanno mettendo a cazzo, saltano troppi squali qui. Fare lo squalo è una cosa che si dice in ambito serie TV quando cominciano a sclerare completamente. Sì, fanno cose a caso senza motivo, solo perché così tengono avanti l'attenzione, ma male. Ma vai, fai una domanda adesso, fai tranquilla. Tanto Ethan, cosa può succedergli? Morire? La Magnum, se posso ritornare con Ethan, posso usarla. E ora la uso con il primo stronzo che mi capita, per sicurezza. You're so dumb. Grazie, anche Evelyn ce l'ha appena detto. Vedi, capito, neanche in tempo a riprendersi. Ma tu stai scherzando? Ogni tanto mi arrivano delle cose strane, scusa. Ah, non rispondevi a Evelyn? No. Mi è arrivata un'email strana. Ecco perché tutte quelle cose che ci hanno fatto non gli facevano nulla. Capito. Miranda didn't kill you. I killed you. You mean you didn't think it was weird? No matter how. Non dirmi che ti sembrava normale il video, avevamo detto, cioè nel senso, ragazzo, caro, adesso va bene tutto, però cioè, hai perso tu mani, nel senso, fai tu. Cioè qui è la dimostrazione proprio che per noi è stato, sei un coglione, lui sta dimostrando che lo è stato. Ah, attenzione, spiegone. Proprio Jack è quello. Sì, quello benvenuto in famiglia. Pam! E quindi quando è morto? All'inizio. Lì ha detto che è morto. Cioè, proprio... All'inizio del 7. Stiamo parlando della stronzata dei puffi, quindi? Che sono... Era tutto un sogno? No, sta tutto fungato. È tutto vero, ma lui è un fungo da allora ed è, non è mai morto. Era già morto. È morto con un cazzotto. Sì, Ross è morto con un cazzotto. E diciamolo tutti insieme perché è un. Ragazzi. Ciocco. Vabbè, scusa. Scusa. È uno scusa. È uno scusa. Sì, Resident Evil ha toccato l'apice. Abbiamo giocato con uno zombie per due giochi. Ci sta. Mancava solo quello, franchise, in effetti. Ci vuole quello full, però. Attenzione, sta marcendo. No, diventa un dildo. Tutto il tuo corpo è fatto di buffa. Sei fatto di dildi. Non mi sembra il peggiore dei problemi in questo momento. Mi hai appena detto che il mio corpo è fatto di muffa. Fai tu. Buonanotte, Andre. E grazie per essere passato. Buonanotte, grazie.
I have to save my daughter. Quindi non è... cioè... You're already dead. Vabbè. Dead! I will save Rose! Guarda, questa parte mi sta facendo anche discretamente ridere, devo dire la verità. Un po' dai, sì, allegra. Rispetto a quella di prima, che ha sparatorie, sì, che è veramente inutile, almeno qua mi faccio due ridere. Cioè, se adesso torniamo con Ethan, quindi praticamente ci hanno fatto fare tutta quanta la parte di Chris solo per avere le risposte e dare un senso al gioco, e poi si torna con Ethan. Ma sì, ma soprattutto perché non avevano voglia di scrivere quel pezzo di gioco e quindi te l'hanno fatto leggere, sembra... cos'è? Qual era quel gioco che ha messo tutta la lore nei fogliettini? Ah, Phantom Pain. O Dark Soul. No, 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 non quel genere di problema. Quello è fatto apposta. Ah, il duca c'è il telefono. Una presa che allegria. Ah, stavi avendo un incubo. Duke, your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? 2-0 Olanda, eh? Ogni tanto ve la butto lì. Ma i coglioni, potete rispondere. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Ma quindi non ho capito, era un sogno. No, è la coscienza di del fungo. Are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Ti ricordi che il fungo è tutto collegato, yes, tutte le coscienze collettive? Nella guarigione è finito nella coscienza del fungo, della muffa, fungo, quello che vuoi. Che bei muffa, what are you? Per come si comporta è un po' di roba. Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah. I have to be. I gotta go. Da, mo caccia sta magnum. Go Johnny, go. Allora, a me serve una pausa. In più devo un attimo metabolizzare un po' di cose, perché hanno deciso di inconcentrare praticamente tutta la trama ora, dopo averci fatto fare varie ore di cose a caso. Backpacking. Tolgo l'audio sia mio che vostro, o volete che vi sentano? Ragazzi, io vi saluto intanto. Ciao. No, vabbè, lasciaci aperti, okay. Al massimo mi muto io per un attimo, intanto che pubblicitiamo e poi torniamo. Allora io metto la schermata, tu metti la pubblicità. Ok, a tra poco.
Bella. Mi senti? No. Vai, vai. Molto bene, ci risiamo e ora occupiamoci delle questioni familiari. Risiamo, ma non ci ritesseriamo. Andiamo a prendere nostra moglie che si è scoperta essere la più normale di famiglia e quella candida vaginale che è nostra figlia. It's funny because it's true. Ti è venuto un colpo perché abbiamo iniziato a parlare? Ross? Sì. Questo, comunque allora questo gioco abbiamo capito che è tutta una grande promozione al fare sesso sicuro. Perché? Perché non sai mai chi cosa potrebbe avere il tuo partner. Magari un mega micete che ti farà avere una figlia che è un fungo alla fine. O una muffa. Ti ci fa ripensare. Credo di là. È stato. Forse Max ha appoggiato qualcosa sul tavolo. Ah, sì. Non corro più, non posso più correre. Ma prima mi si sono staccate le cuffie. Ah. Quindi forse avete sentito quando le ho riattaccate. Può essere. Chissà. E questo è il bello, Rosa, che l'esame del sangue l'hanno fatto a Rose e risultava normale, ma Mia ci insisteva che facesse dei controlli Ethan. Mia sapeva tutto, e comunque c'è stata. Ciao Scalmo. Buonasera, buonasera. Figo anche per il panno. How I've missed you. What? Lo so, fa questo effetto. Power is leaving me. Ah, quello. Rose. Miranda. Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me. Now. You will see. Once I kill you properly, get her now. Ok, fune come gesto. Let's go. Ah, invece lei è una personcina a modo. I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. My desires will be fulfilled. Ecco, così mi piace il design, Rose, però prima della Miranda. Guarda che sta. Sì. Ma è proprio un vero design horror ora. Ah, dico. Ah, bello questo. Un po' ricorda morte di Hellboy, però, eh. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamice. Okay, non ho armi. Gli altro non approvo la prima persona in una boss fight del genere. There's nothing. Chiama Andre subito, Max. Ah, il momento Magnum. Avevano un messaggino vocale, dai. È il momento della Magnum. Andre, siamo nel momento Magnum. Io te l'ho detto. Se vuoi apparire o scomparire o scappare, siamo qua. Se no, digli a 1:25. O se no, lo trovi a 1:25. Il vecchio re demone. You understand the level of parentage. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid?
This is... Non sparo per sicurezza. Benzina. Aia. The men in my seat saved me from the pits of despair. Ok. Ovviamente potente la mano. Sì, perché se ne va proprio. Merz, dai, balle di mergo. Boom. L'ha fatta un cazzotto nello stomaco. After all, everyone dies. Quello è la citazione a Game of Thrones. Oh, great mega mice, hear my prayer! Mega micetto! Sì, cioè, mega mice comunque sembra molto un cattivo di serie B dei supereroi, eh. Ah. In italiano è... Jeffrey? Non so, però te brava, no? Se l'hai presa mo... Sì, è finita. Ciao. No, non è finita. Cazzo ridi. Ho finito le mie magne, ho finito la magne. Cretina! Ma se sei nella fase finale. Te lo dice proprio Ita, ma sei alla fase finale, si vede. Asbello. Dai, dai, dai. Dai, 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 così dai, da solo. Dai, 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 dai. E dai. Dai, dai, dai. Si è accesa la luce. Gli operatori Enel hanno fatto il loro lavoro. Brava Ross. Ah no. Ah, ti ha spostato la lava in fascia lava che poi in realtà è una specie di plasma. Sì, e per proteggermi devo mettermi dietro gli enormi dildi che ha evocato. E questo è simpatico. Sì. Cioè, e così, se fosse distrutto il traliccio diventava ancora più una sfida, perché devi starci dietro ma devi correre dall'uno all'altro, ma va bene così, se no ce la mettiamo troppo e Rossa, Rossa se la prende. Scazza Rossa. Guarda, non lo so, Miranda. Qua le cose sono due. Per il platino, mi dico. For the platino. Perché ancora non muori tu? Maledetto. Basta giocare, disinstalla, disinstalla, passardo! Sei morto. Ti ha disinstallato il gioco. Se mi va bene sono davanti al duca perché forse... Ha proprio detto basta giocare. Basta, boh. Basta, ma tu per me stasera te ne vado. Torno indietro perché mi sa che devo prendere munizioni dal duca, che è meglio. Sì, sì, ciao, vale. Usiamo sto ricomincia, va? E dai. Non vado a prendere le capre, mi spiace. Quello le capre? Una seconda... Ah, no, domani. Ma puoi prendere i caproli! Basta. Appena iniziato. No, avevi già iniziato, ho già detto basta. Ma non che altro per correttezza, i caprioli, perché i caproli? Perché sennò poi si perde. No. Si perde invece. No. Proprio il senso. Caproli. Capriolo è più bello. Allora, quando sarà a te sfottere Oliviero? Ma possiamo anche smetterla di sfottere Oliviero? Magari. Mi sembra evidente che. E devo comprare da lui. As you wish. Cosa desideri? Guarda tutto quello che hai. Dei tu botti. Che cazzo c'hai? Fammi vedere. Questo è Heisenberg cristallizzato. Ok. Sigaro. Sì, fumatelo pure. Martello di Heisenberg. Lo vendiamo. Grimaldello mi serve. The assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Tutto voglio. Che questa non è ancora la run in cui uso il coltellino. Dammi tutto. No, questa aspetta.
canna lunga, quanto sì. Questo sì, questo sì, questo sì. Questo sì. I saw you eyeing that one. Potenziamenti, potenziamo tutto al massimo, vai. Ah, che sei proprio come un riccaccio. No, ma te, guarda, con questi finisce in fretta, purtroppo. Oh, it's fine, all finished. Capacità. Ho solo 17.000. Unfortunately, you don't seem to have the funds for that. Questo qui quanto mi costa la magnum? Mettiamo la sua potenza. Non posso nemmeno questo, boom, abbiamo finito. Posso dargli un po' di cose per la carne? No, non ho ammazzato abbastanza animali. Ho sentito una punta di fastidio in questa cosa che hai detto. No, il martello non posso usarlo purtroppo, Rossa, rientrava nelle cose, quindi c'è solo da vendere. Sì, boom. Nevermore. Continuerò a dire boom perché è un vizio che mi è rimasto in testa e non riuscirò più a toglierlo, anzi adesso è anche un incubo perché continuo a pensarci, ve lo dico. Bullizzato nel giro di un mese di streaming, sì, si arrende. Qualunque cosa dico, faccio, sono, verrà usata contro di me. Esatto. Welcome to the internet. No, benvenuti a Full Monkey. Ma va là, che questo è un posto tranquillo, si scherza. Posto tranquillo, sì, domani sera so come finisce. Ve li siete scritti tutta la settimana i giochi, i modi per usare il mio nome, vero? Mentre faccio Doom. No, che divertente ci sono. Infatti. Ah. Filmato ce lo riteniamo. Ah, non serve, a posto. Oh, piccolo. Salto, ce lo rivediamo. No, no, vai, vai. Salto. Step, step. You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious. Usali pure, Rossa. Nella serata Doom, quando di bisogno dovete distrarmi, così vi divertite ancora di più. Amore, amore, Bentina. So now you can die. Magari domani pomeriggio se lo piantiamo sotto un po' Doom. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? Dobbiamo fare le rovine della questione dei libri, quindi no, aspetta, non ti sento, Barbara, dicevi? Dicevo, dobbiamo fare delle provine anche della questione libri, quindi abbiamo anche quella da allenare. Durante Doom? No, tutto di Doom. Doom ci piace fresco. Volete provare giovedì? Boh. Così rientra nella serata special. Aspetta, dovrebbe essere munizioni. Nella serata, nello special per allenarci, tanto ne parliamo perché qualcuno, Max, ha accumulato una bella quantità di libri letti ultimamente, no? Si potrebbe fare, si potrebbe fare. Anche perché hai detto che te ne mancava uno ancora di People, poi se vari genere e tutto si fa una bella, un bel riassuntone. Ma non comincio da quelli di People però, eh. No, no, però si parla di un bel riassuntone, così se poi cambi tipologia non è tutto troppo separato nel discorso. Ma te preoccupa che c'è sempre un collegamento. Vai Savoia. Anche a Tolkien. Alle banane. Allora, adesso c'è anche il libro di Minion? Non c'è il libro di Minion. Le banane. Aspetta che ci arrivo. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Oh, rest now. The hell I will. I will take back my daughter! If I come back, devi calmare, stai urli all'improvviso. Anche arriva il vecchio re demone. A century! All for this day! For my daughter!
I've never seen a human live without his heart. Are you sure? Why do you interfere? Surely you have no heroes now, so close to death. She's my goddamn daughter, you psycho! Ma questa è nuova. Attenzione, ma sei disperata, questa è la fase finale. Okay, finale. Okay, okay, okay. Vedi? Cosa? Finito? So, guarda un cazzo. Attento! Muori, Sephiroth! Ecco. Qui, cutscene. My daughter. My Ava. Okay. Dark Souls 3 di DLC, ringraziate. Eccola. Ora esplodi, bambina. Zitta. Posso, guarda. Abbiamo finito il gioco. Siamo una pace. Non ho il cuore, ma va tutto bene. Aia. Vediamo la faccia di Ethan. Vediamo la faccia di Ethan. Dai che vediamo la faccia di Ethan. Ethan, non renderti inutile all'ultimo. Ethan, alza la faccia. Chris, alzagli la faccia. Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up. Cioè, l'ha malmenato, l'ha trattato male, adesso Ethan, amicone mio. He did it. It's finished. I think we've finished each other. Alza la faccia. Sta avendo una crisi. We gotta move. La faccia di... Ui, ciao Kado. Ah, è quello che esplode. No, è che... Allora, l'ha vista la figlia, ma i bambini piccoli hanno sempre un problema quando fanno... lo fanno in un computer digitale. Voglio vedere la faccia del padre perché sono due giochi che non ci mostrano. Voglio vedere se è Leon. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey. Cosa, non c'ha il cuore, cioè. Non sono io, non voglio essere io, Ethan. Ai capelli non posso essere. Come on, it's not that much further. Watch over. È un piccolo funghetto. God damn. Goodbye, Rosemary. Oddio, si chiamava Rosemary. Rosemary Baby? Ce l'avremo dopo? Hanno finito di citare. Le dita ce le ho io. E adesso a causa di Rose, Rose lì, non riesco più a chiamarti Rose, ma ti chiamo Rose. Rose. A te è Rose. Che e si è fatto esplodere. Ma cos'è l'esplosione? Si sta là. Diretto. Rose? Campolo. Vieni a mamma, Rose. Questo è più barese. E tanto io non riesco a farlo napoletano, quindi va bene tutto, va bene tutto.
No, non farla un po'. Chi? Ma... Secondo me Ethan si gira, scusa. No, Ethan è scusa. Ethan è scusa. Ah, sì, giusto. Scusa. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? Lì c'è Ethan. Ecco. Guarda bene, se vedi, vedi c'è una mano, quella è di Ethan, vedi che non c'ha le dita? Adesso, vedi adesso proprio la mano che vola e si attacca allo blow senza dita, Ethan. Le dita di Ethan. Chris, what have you done? He's gone. Scusa. I try. Insomma, provate. Ho visto. We could all escape. I'm sorry. Quella sua bellissima faccia. You need to see this. C'è Ethan. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. The hell were they thinking? Tu che dici? Orders, Captain. Poi è uno zombie. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Ok, la BS. Ok, stavo facendo. Ho incominciato a mettere i tasselli a livello cronologico. Okay. Buon per te. Grazie, poi vi spiego. Cioè, mi manca un tassello del 7, però magari cerco informazioni più avanti. Di là. Adesso è iniziato. Village inizia ora. Village of Shadows. Insomma. Però è bello quando hanno chiesto a Tim Burton di fare sti video. L'ha fatto qualcun altro. Potevano fargli fare anche il gioco, già che c'era. No, ti prego, no. Abbiamo avuto Johnny Depp nei panni di Ethan. Guarda. Beh, guarda, visto che a vederlo tutto quanto tempo che ballonzolava come Jack Sparrow, a me veniva mal di mare. No, non mi piace. Comunque, allora, abbiamo il video finale, iniziamo un attimo a parlare di sto gioco. Aspe, che mo comincia a far il pazzo. Intendi per il fatto che ci viene il video un post credit? Sicuramente. E questo è il dono della morte. I post credit. Sì, era la storia di Madre Miranda per Eva, per questo sembrava così strana ed era abbastanza data fuori di testa per la racconto. Quando gli ho detto, è un po' macabro, lo raccontava sempre mia madre. Sì. Ecco qua, allora, questo è Moreau. Abbiamo il pipistrello che è il pipistrello è del Mitesh Kau, il ragno era donna rinascimento, e quindi questo è Heisenberg, che era il cavallo, che infatti si ribella. Perché lei pensa che può prendere i pezzi, invece no. E si trasforma in un orribile boss fight. Sì. Ed ecco Madre Miranda. E calla. Ma è Coraline, belle bosse. Sì. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. Storia. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. L'inizio del gioco, sì. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland
will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, Mopsy. T'ha fatto venire brutti sogni. Non cercate, no, sì, questo è un po' il messaggio alla fine. No, in realtà, allora, c'è una micro scena che probabilmente finirà a nulla e non verrà usata, però alla fine, durante la fine del racconto, c'è il corvo che prende una cosa dorata che abbiamo visto che erano i doni delle creature alla bambina, quindi volendo potrebbe magari essere che in realtà non è ancora tutto finito, qualcosa è ancora sopravvissuto e tornerà per un seguito. Sempre la regola del business. E beh, guarda, adesso abbiamo Rose che è fungo, la BSAA che sta usando le armi biologiche, loro sono contro le armi biologiche. L'Umbrella, che tecnicamente allora ancora esiste, perché alla fine del set arriva con un elicottero dell'Umbrella, Chris, ed è questo il tassello che mi manca. Sì, che succede a sta Umbrella? Perché l'Umbrella dovrebbe essere stata smantellata da Mo... dal 5 dovrebbe essere stata smantellata l'Umbrella. Di quelli vecchi. Ah, secondo te Ross era una cosa simbolica mollata lì, quindi boh. Ah, dici? Così a cazzo proprio. Guarda, tipo adesso invece abbiamo tutte queste scene un po' particolari. Perché? C'è la bambina che ha capelli bianchi, quindi è diversa, con i genitori, la madre sta morendo perché era malata. Anche la bambina è malata. Anch'io ho una bambina malata. Guarda, figo, vieni con me, andiamo da quella parte. And that's lore. Lore, un racconto per intrattenere. Andiamo tutti alla chiesetta. Guarda, siamo in tanti. Cosa mai potrà accadere? Il pifferaio di Amelin. Ci fanno scoprire come si può avere il cadeau. Ma il cadeau è... dovrebbe essere un aiuto da parte dell'Umbrella. Ma il cadeau è un tipo di cadrega? Sì. Buono questa, buona questa catrega. Ah, guarda, un affidabile uomo vestito da che è il dottore della peste, mi sta dando una siringa per la bambina. Ma perché non dovrei fidarmi? Butta dentro, tanto che potrà mai accaderla di peggio. È guarita ed è santa! Papà, ho raggiunto l'illuminazione. Noi non abbiamo una faccia. Ma io non sto ben capendo sti titoli di coda e il gioco, cosa c'entrino o no. Stanno promuovendo il vaccino, vedi? È il pitch per una nuova serie anime. Sì. Mi sperano di farsi finanziare. Resident Evil No Academia. Ah, ok. Questa è la narrazione di come Madre Miranda ha diffuso il cadeau fra gli abitanti del villaggio. Ha diffuso una malattia che ha portato la gente ad affidarsi a queste cure
e ha iniettato il cadeau, cioè, ma non il cadeau in sé, il liquido, probabilmente cerebrale o qualche tipo di liquido, il cadeau dentro le persone. Mostrando... Il 5G Bill Gates. Esatto. Ah. Alla fine questo è un racconto per dirti, se ti vaccini questo cosa succede? Ah. Chiaro, sì, no, è evidente, sì, che il messaggio sia quello. Capito. Per quello che sono venuti i capelli bianchi al bambino AstraZeneca. No, quello ce l'aveva già prima, però se, ecco, quando uno ti dice, se fai il vaccino, metti una moneta, vedi che sei magnetico, è perché hai acquisito i poteri di Heisenberg. Chiarissimo. Adesso si spiega tutto, mo è chiaro, vedi? Se invece riesci a respirare sott'acqua, morò, sei delle bamboline strane, beneviento, e se invece diventi alta 2 metri e la gente è attratta da te su internet, Dimitri Schau. Trash. Chissà che cosa beccherò io col vaccino, con la sfiga che ho, sicuro, o morò e Lican. Le tette enormi. Bravo. Quello lo accetto. Ma infatti io stavo per dire, cioè, si potrebbe provare. Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then you can touch it, aspetta. But it'd be very, very... Ma questa è Rose? No. Oh, sì. No, no, aspetta, aspetta, perché quella mi sembrava mia. You were being silly. I don't think the moon. Bello e bianco. Le Converse, per dirti che è una ragazzina. Giustamente. È giovane. Ah no, che sì, è Rose e avevano pochi modelli, quindi la madre là sembrava solo mia perché non sapevano come altro farlo. Quindi questa è Rose. Hey Dad. Happy birthday. Lascia dito, manco sua lapis. Metti la foto. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Basta, già te ne devi andare così. Goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? The day of all days. We have a situation. We need it. Evelyn. Eh? Don't you ever call Evelyn. Okay. Oh, it was just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. Okay. È uscito qualcuno simpatico da sta famiglia, va? We to keep it together, Rose. Piccola Angela. Sì, 9 avrai Rose, probabilmente. I know. Ma quindi il volto di Ethan adesso sappiamo che è quello di Rose. In realtà. Ci posso stare, mezza vittoria. E quello chi è? Non so, avviciniamo sta telecamera. No, non posso. Dicevo, mi sono detto, ma vuoi vedere che ha ragione? In realtà potevo muovermi. La storia del padre è giunta al termine. Ora tocca la figlia. Sì, te lo dice. Molto più da marzo questo annuncio. Sì. Now get ready. When you walk away. Ok, grazie Ross, adesso posso vivere bene. Perché sennò capo 2 euro a piacere mi sta benissimo, invece del quello lì in realtà è... No, no, così sì, posto. Ma quindi si è fermato? Devi cliccare per farlo? Ah sì, devo cliccare? No, proprio così. Sempre di completamente. Gli accennamenti sono papà modello e sei forte papà. Sei forte papà è un bel trofeo, guarda. Sì.
Sei forte, papà. Nuovo livello di difficoltà. È un nuovo livello villaggio. Ah, beh, villaggio delle ombre. Nozio ex. Complete le sfide. Incubo subito, rossa già prenotato. La versione completa, creazione del villaggio, il level design, l'evoluzione visi, la produzione visi. È completato la storia, secondo te non era disponibile, VCX? VCX? È lì il papera spray per il VC? Completato le seguenti sfide, puoi usare i punti di completamento per acquisire oggetti presso i negozi extra nel menu bonus. Attenti al lupo, i quattro signori danno ammazza vampiri, ciao bambolina. Ma sicuramente sono gli animali che ha ammazzato. Sono le varie cose che hai avuto, i vari trofei. Sì. Sì. Okay. Pesce fuor d'acqua. Salvare come clear data è proprio Kingdom Hearts. Vabbè, fa il trailer del prossimo spin-off per Nintendo Switch. Resident Evil Village 2. Ciao bambolina. Proprio quella faccia lì. Senti, è cambiato di nuovo lo schermino. Io faccio una camomilla e poi Oli mi dice cosa ne pensa del gioco. Oli mi dice che cazzo è successo. Poi vi spiego la storia anche della BSA, che è un riferimento a tutte delle cose del franchise precedenti, un po' sparateli a caso nei giochi precedenti. Ma... certo. Cioè, quindi alla fine fa dentro, è proprio dentro la continuity. È come Kingdom Hearts. Però intanto, mentre lei va a fare tutto questo lavoro, io preparo una cosa. Un paio di cose, giusto? Perché così almeno... una piccola bomba, vedete? Questo è un dispositivo termico. Io adesso posso attivare qui davanti a voi, in diretta. Giusto perché... cioè, io voglio che questa cosa sia fatta bene e completa. Quindi o facciamo esplodere tutto, come hai appena detto tu... oppure lo facciamo bene andando a recuperare le cose che non vengono spiegate. Hai ragione. E c'hai ragione pure tu, Rose. Vedilo in post, brava. Apprezziamo molto questo atteggiamento completista. Ciao Ross, buonanotte. Poi vediamo bene che cazzo faremo domenica prossima. Se continuare su una roba di Resident Evil o se passare direttamente ad un altro gioco. Ma vediamo un po'. Io pensavo di passare un altro, avevo anche detto quale, ma poi vedremo. È vero. Anche perché Resident Evil sinceramente adesso mi ha un po' stufato. Per come è andata per ora, così vorrei fare qualcosa di diverso. Che poi magari ci ritorniamo su Resident Evil, ma non fossilizziamoci. Ma sì, dai. Dai. Allora, il finale di Resident Evil 7 serve, poi... quella BSS... Oui. Buonanotte. When you walk away. Mi ha lasciato molte vibes di Kingdom Hearts. Il finale con quelle scritte, poi... quelle scrittine, the father story is now complete. Cioè che è, fra? Che è? Devo ricominciare? C'è un energy plus? Che sembra... il bello è che c'è l'energy plus, c'è. No, ma di senso, capisci? The father story is now complete, ricomincia per giocare con Virgil. No, spero che non sia così. No, Devil May Cry, ma anche Chain of Memory, quando finisci poi tocca Riku. Esatto, una cosa così. Capacissimi. Ok, questo DLC è fittizio. Ok, nulla. Cioè, si sa che ce ne saranno, ma non c'è ancora nessuna notizia sui prossimi DLC. Capito. Quindi adesso usciamo dal gioco.
Perché sennò il mio computer inizia a prendere fuoco anche. E andiamo su no, browser. Il volume l'ho già tolto, quindi siamo a posto. No, aspetta, com'è che fai a farsi sentire nella trasmissione su Discord l'audio ma non in la live? E devi condividere la singola applicazione da cui stai sentendo l'audio con me su Discord. Ok. Quindi che cos'è, Mozilla? Sì, ecco qua. Eccomi. Perché non vorrei problemi di copyright. Ma in realtà non dovremmo averli i problemi di copyright a sto giro, perché è un video, è il gameplay. Ok, allora teniamo l'audio. Allora, questo è la parte finale del Barbara, vedi? Mm. Allora, questo è il finale di Resident Evil 7. E c'è una scena molto importante che in realtà stava praticamente mettendo in dubbio qualunque cosa avessimo visto fino a quel momento. Ed è proprio la fine. Ok. Qui abbiamo Ethan che viene salvato dopo lo scontro finale. Ecco, già il fatto che questo fosse Chris Redfield faceva venire dei dubbi. Un po' diverso, sì. Non poteva nemmeno essere un fratello di... ciao Andrew. Qui, Andreuccio. Non poteva nemmeno essere un parente di Chris. La Magnum si è servita. L'ho usata e abbiamo battuto il boss finale grazie anche a quella. A tutti. Qui è un video, un vecchio video. Vai. Questo è il finale in cui non dovrebbe esserci Mia, mi sembra. Ecco, ora c'è il momento clou. Quello. They say that when one door closes, another opens. Aspetta, ci sarà che si sposta. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. Eccolo qua. Questo. Era il Chris Redfield è arrivato a salvare Ethan con l'elicottero dell'Umbrella Corporation. Questo aveva creato molto scalpore per la questione del 1. L'Umbrella era stata smantellata nei precedenti giochi, ora compariva con un simbolo con diversi colori che non era comprensibile e perché Redfield era dentro l'Umbrella. E questo passaggio manca nell'8. Perché? Perché invece Redfield, Chris, risulta essere nella BSAA, cioè Bioterrorism Security Assessment Alliance, una corporazione che si è creata dopo Raccoon City, che anche è responsabile per varie questioni con l'Umbrella, che si occupa dello... Sì, è schiattato Andrei Ivan. Ivan. Sì, Ethan è schiattato, che si occupa della distruzione delle armi biologiche. E lì infatti c'è la questione dell'hanno mandato delle armi biologiche, cosa stanno facendo? Il fatto che... non sono passati 3 anni, Oli, magari è quello. Sono passati 3 anni dal 7 all'8, ma fra il 7 e l'8 la questione è, uno, Chris non era nell'Umbrella, non è mai stato nell'Umbrella e non sappiamo cosa fosse quell'Umbrella. Secondo, nei 3 anni dopo può essere entrato nella BSAA, ma vuol dire che in quei 3 anni si mettono fra l'incidente di Raccoon City e il 5, o comunque il primo Revelation.
Quindi è indietro nel tempo. Però non so un cazzo, praticamente non mi ricordo niente dei vari. Ma il fatto è che con l'anno che, visto che il primo era nel 2000 e... Grande, grazie per il passaggio, un bacione. Ciao, Andrew, grazie mille. E un bacio alla Magnum, ovviamente. Saluta Sara, Andrew. Cioè, tecnicamente è un hanno incasinato la storia di Chris, della BSAA e dell'Umbrella senza dare spiegazioni. Poi per assurdamente per il resto si collima perfettamente con tutto il resto del franchise. È Chris che è una scheggia impazzita in tutto ciò. Mm-mm. E questo è il tassello che manca, perché per il resto, ecco, Barbara ha detto cosa ne penso del gioco. Che... non è un gioco che ho amato, cioè l'ho amato dall'inizio, poi ho incominciato a rompermi veramente tanto perché stavo diventando ripetitivo, che vai nell'area, fai gli enigmi e il percorso anche se sai già chi è il nemico finale e arrivi ad avere il pezzo e torni indietro, diciamo che è ripetitivo. Con Dimitri Shkau almeno è la novità. Poi ti fai la tipa delle bambole ed è il cercare di recuperare una tipologia di horror classico buttandotelo dentro a forza nella casa quando vai in cantina. Poi arrivi a Moreau e lì è, oh, devo ancora andare a fare questa cosa degli enigmi del percorso. Poi arrivi da Heisenberg e devo farmi tutta questa fabbrica solo per trovarlo, chissà cosa sto perdendo. Poi arrivi finalmente al finale e dici ok, adesso è Madre Miranda e c'è il plot twist. E quello già un pochino mi è piaciuto a freddo. Perché non è male l'idea che il tuo personaggio muore, cambi personaggio e allora lì, come è capitato in altri giochi, sei lì, ah, e ora devo finire il gioco con Chris. E invece no. Però è come l'hanno fatto il motivo, cioè fare Chris con quel piccolo passaggio, con sparatorie, senza senso, solo per, come hai detto tu, per darti lo spiegone, potevano farlo in altro modo. Potevano farmi trovare più fogli, più spiegazioni, allungare un po' più le parti di Ethan, diminuendo magari le parti inutili per darmi più informazioni. Tutte cose che potevano succedere con Ethan e anche con la modalità che l'hanno messo, che è un coglione, poteva starci. Mi è dispiaciuto molto, perché poi riavere Ethan con la rivelazione del sei il fungo, quando più o meno tutti avevamo capito che in lui il fungo c'era ancora, visto che gli ha tagliato una mano e se l'è riattaccata come niente... che può essere la Vinavil, quello che vuoi, ma non è così normale. Ma infatti quello l'avevamo detto, Ma anche lì lui aveva se lui era stato contaminato dal fungo, ma c'è tutta quanta il percorso per prendere la cura e metterti la cura nel 7. Sì. E quindi sì. Poi è di nuovo contaminato? Come funziona? Cioè, fra il 7 e l'8 passano 3 anni, ma in quei 3 anni è successo tutto senza che tu però possa avere le risposte che cerchi. Mi sa che te le danno a 40 euro a DLC. Quello è probabile, anche perché il DLC ora vorrò vedere che non è ancora uscito nulla, se sarà su fare delle parti con Rose dopo, qualcosa in aggiunta che è il passaggio dei 3 anni, oppure delle parti aggiunte al villaggio, perché a me sembra molto tutto chiuso e autoconclusivo. Così. Rose secondo me è il prossimo gioco al massimo, non è un DLC. Se Rose il prossimo gioco diventa molto prototype, perché avrà poteri, potrà far mille cose col Mega Micete, quindi sarà interessante. O se no cambiano e, cioè cambiano relativamente piano gente che non c'entra un cazzo, per carità. Ecco, quello è probabile, perché l'hanno già fatto in altri Resident Evil, che ti mettono la tipa con i poteri, ma poi in realtà è, ah ok, adesso userò quella, ma in realtà usi la come protagonista, che è invece una persona normale, come è successo anche nel 6 per esempio, che avevi il figlio di Wesker che aveva determinate capacità, ma alla fine lo usavi relativamente poco. E vabbè, poi c'è Wesker che è stato mollata lì da tutta la sua storia, che come sempre è tutto spezzettato. Sì. Sì, ma anche perché non sai mai cosa conta veramente, cioè un canon molto relativo. Anche perché nella Revelation hanno messo un enorme plot twist in base al finale che arrivavi e non sai qual è canonico, però è un finale in cui è importante sapere qual è canonico. Quindi diciamo che il franchise di Resident Evil non è proprio family friendly quando vuole farti capire che sta succedendo e come si collega tutto. Però dovrebbero smetterla di fare le cose per fare i plot twist e poi rischiare anche di mollarla, come sta cosa dell'Umbrella Corporation. Ma secondo me questa è la prima volta che ci provano veramente, quindi sì. Diciamo, diamogli un altro po' di tempo. Se ci saranno 9. Se ci saranno, guarda, io spero già i DLC cerchino di fare un po' di chiarezza in più.
Anche solo magari sulla creazione di sta cazzo di Umbrella. Quello sì. Cioè, perché l'ha menzionata, quindi ci potrebbe stare sia l'origine dell'Umbrella in sé, sia l'origine di questa fazione Fringe. Anche perché l'abbiamo. I DLC del 7 erano Not a Hero, in cui scoprivi che il fratello, uno della famiglia, in realtà era un infiltrato, e hai tutte le informazioni di cosa è successo nella famiglia. Invece quello di Un Hope for Zoe è una cosa tamarra e aggiuntiva per dirti: guarda, questo è il finale canonico, quello in cui salvi Mia, ed è così che va. Nel senso, questo succede a Zoe. Perché quel finale che abbiamo visto ora qui con l'elicottero, in realtà è quando salvi Zoe, che poi finisci con non hai più nessuno con te. Mentre invece quando Mia la salvi e scappi, sull'elicottero ci siete entrambi. Infatti, sì. Cioè, già nel finale dei due finali, alla fine uno è canonico. Potevi già scoprirlo grazie al DLC qual è quello canonico, perché con Zoe che si trasforma vuol dire che non è stata guarita, e ci sta. Soltanto che, come avevo già detto quando si è scoperto qual era quello canonico, cioè se io non ho voluto fare il DLC, volevo almeno avere un'idea di quale fosse canonico, quale fosse il vero finale, perché ma anche col DLC mi hai fatto fare una scelta importante, chi delle due salvare, scoprire che una delle due una scelta era finta, che non avrebbe avuto ripercussioni, solo una è quella vera, fa un po' perdere il senso di darmi la scelta, non me la dare. D'accordo. Certo, sì, infatti. Perché per avere poi veramente tutto quanto uguale, tranne il fatto che da una parte vedo Mia nell'elicottero e nell'altro no, poi magari io decido che per me Zoe doveva sopravvivere e mi ritrovo con il DLC che dice Zoe non sopravvive, poi il gioco dopo Zoe non è sopravvissuta e dici ma io ho salvato Zoe, perché mi tocca per forza allora far questo, allora non mi dà la scelta. C'è gente che l'ha detto, sì. Ma certo. Sì, ma hanno ragione, però allora non mette la scelta, che vuol dire? Se vuoi fare scelte canoniche, fai la storia, non fare... Cosa, è da Mass Effect che non, viene accettata. No, ma guarda, cioè, ecco, ti faccio un esempio che, tanto finiamo sempre su quel gioco, che è di una scelta che in realtà non ti va a pesare, che è Resident Evil, no scusa, Dark Souls. Dark Souls ha il finale, quello che trovano tutti, che è quello del fuoco, ed è quello canonico. Il secondo finale è un finale in realtà segreto, che era ovvio non fosse quello canonico, perché è segreto, quindi non, se fanno un seguito non l'avrebbero mai fatto su quello del te ne vai, che devi scoprirlo, ma vanno su quello più classico, come succede anche nel 2, è ovvio che vai lì e ti colleghi e linki la fiamma. Il 3 c'ha di figo che è l'ultimo, quindi tutti e tre i finali possono essere considerati canonici, a meno che non fanno un seguito. Ma quelli, certo, quelli sono una cosa del uno è la scelta base, l'altro è un finale segreto. Qui è proprio a metà gioco, ti dicono chi delle due salvi e non me ne frega un cazzo, tanto decido io qual è il vero finale. Sì, no, è vero, è diverso. No, ma poi è diverso perché Dark Souls ci gioca proprio, è la corrente artistica postmodernista che alla fine il senso proprio della storia è che un po' la devi capire tu, so cazzi tua, non ti portiamo per mano, e non in un senso thriller, ma proprio in un senso appunto postmoderno, quindi è proprio una questione di costruzione di significato. Invece su Resident Evil c'è una narrazione un po' più classica, no? Sì. Per quanto trastagliata. No, ma quindi... allora io l'ho apprezzato veramente, però quel fatto che su Resident Evil hanno voluto fare una continuity, come hai indicato tu. Sì, sì, da questa cosa simpatica, pure a me è piaciuta, pure a me è piaciuta. Anzi, prima a me non me ne fregava un cazzo dei Resident Evil, invece questo filone un po' così lo trovo più sfizioso. Sì. Così almeno ti fa... adesso sarà divertente perché il primo dici, sempre Ethan e non più. Morto. Anche se da quando hanno cominciato a fare quelli in 3D, non lo so, il 2 remake pure era figo, Il 2 remake sì, il 3 no. Il 3 era una merda. Però ecco, fare un remake... Ma l'hanno fatto in 6 mesi, cioè che è uscito l'anno dopo il 3, una cosa che dici, vabbè, ok... Però ecco, sui remake almeno adesso stiamo avendo un ottimo modo di farli, perché se prima erano farli uno a uno
ora qualche ti fanno alcune delle modifiche per di qua, la sistemo un paio di cose, te ne aggiungo alcune senza esagerare, come invece hanno fatto con il Final Fantasy 7. È bello. Col 7 praticamente non stanno facendo un remake, stanno facendo un reboot. Quindi dobbiamo vedere qua Andrea se ce lo gioca lui. Sì. Non facciamolo giocare a Francesco perché abbiamo visto come reagisce le boss fight. No, ma lui l'ha giocato. No, ma sì. Ti ricordi che l'abbiamo visto anche in live mentre faceva la casa? Ah, sì, sì. È stato 40 minuti lì a farla, a un certo punto ha mollato, ha detto non ce la faccio più. Comunque, questo è un problema, ma non c'entra un cazzo Final Fantasy, però ce l'ha sto fatto, anche ce l'aveva un po'... L'originale. Sai, alla Monster Hunter. No, sì. No, non, l'originale no, l'originale non ce l'ha sto. Cioè, ce l'ha un fatto di ripetitività, ma è diverso. No, io intendo quello la lunghezza dei combattimenti. Sì, comunque la lunghezza dei combattimenti pure per me, mamma mia, che sì. Palle. Cioè, no. Cioè, quante volte posso rifare la stessa mossa, ti prego. Che è anche il motivo per cui Monster Hunter non mi appassiona troppo. Monster Hunter ti deve prendere, o ve lo fai in compagnia, No, infatti sì, è quello il fatto, cioè in compagnia diventa tutto un altro gioco, sì. Divertente, ti organizzi, fai le cose, ti da spiegano solo, pure un po' le cose, sì, non solo devi, metterti lì e studiartelo perché è tostino, soprattutto per la questione farming, oggetti, dove li prendi, come li prendi, come li combini. È uno di quei giochi che o è un amico o ti metti o sei pazzo e ti metti a farlo tu, terzo ti cerchi una guida. Vabbè ragazzi, abbiamo finito Resident Evil. Voi da spettatori che ne pensate? Mi è piaciuto, no? Incredibile. No, guarda. No. A me ha divertito, però io non sono né fan né particolarmente esperta della saga, quindi cioè me lo so divertito per la cafonata che è, cioè non è che sono stata troppo lì a... Il finale mi ha fatto, devo dire, abbastanza cacare. Un po' anche ridere. Sì, un po' anche ridere, però c'è quella fase... Trash. No, quella fase Chris e pallottole a caso era veramente brutta. Dal mio punto di vista, poi. Sì. Una cafonata. No, ma dopo noi, cioè, anche la meccanica, 13.000 volte la stessa cosa, poi arrivi nella stanzetta, ti leggi la trama del gioco e finita. Anche cioè... proprio a livello proprio di feeling di gioco diventa il guarda non mi preoccupo più tutto sparo, io devo solo sparare finita lì, mi hanno già dato tutto, non avevo nemmeno paura di finire i proiettili perché mi pure questa cosa che ti legge tutto in un'unica botta, sì, cioè, un'unica botta in cui ti danno tutte le informazioni importantissime che prima invece prima te le hanno dette criptiche, dovevi trovare un foglietto che te le dava chiare. E neanche ti sbatti a fare una cutscene, manco ti dico fammele giocare quelle cose che era troppo, no, ma fai almeno una cutscene dei 25 foglietti, cioè. No, ma che scherzi, la cutscene ce l'abbiamo avuta, quella del, ma Ethan, scusa, quella è la cutscene importante in cui neanche è stato chiaro sulla morte di Ethan, visto che poi ha continuato a chiedere di lui, ma Ethan, quando torna? Ethan è scusa. Cioè, mi meraviglio se Rose è intelligente come ragazza e personaggio, credo sia da ringraziare il mega micete, non Ethan, non Mia. Ma poi che cazzo di nome è mega micete? Ma comunque il bello è che comunque l'hanno tenuto così anche in inglese. Io l'ho sentito, cioè, mega maisi. Sì. No, ma poi, cioè, uguale, secondo me è ridicolo uguale. Ma che è mega? Cioè una cosa che inizia con mega. Qui mega giga, come va? Capisci? Sì. È un Digimon, hanno trovato un fungo Digimon. Dai, no. Allora, non hanno, è vero, non hanno molto ragionato sul nome. E la questione del fungo... Non hanno ragionato, guarda, infatti è proprio gusto mio, non è uno... No, ma rispetto agli altri nomi che... Guarda, rispetto ai nomi che hanno dato ai virus, parassiti e tutto, questo è veramente poco ispirato, Las Plagas, virus T, virus, cioè i vari virus, erano fighi proprio perché ti rimangono in testa, perché sono particolari.
È vero. Questo cos'è il mega micete? E pure questo è particolare in un certo senso, ti ripeto, alla fine è che però fa un effetto troppo assurdo, cioè sì. Un po' demenziale. Mega è demenziale, micete poi in italiano è che è letale, cioè. No, a me fa pensare, a me fa pensare ai funghi che ti prendi in piscina sui piedi, anche esatto. Cioè, devo dire la verità. Aspetta, sta attento, perché quelli che prendi funghi le pubblicità che ti metti la roba nelle unghie. Ma quei funghi lì sono innocui perché non ti fanno rimanere incinta, come a quanto pare fa questo. Cioè, questo fatto aggiunto un po'. Comunque la mia domanda, come hanno concepito la creatura? No, adesso abbiamo sbagliato, non è una questione che mia tipo mitosi, ma l'hanno fatta alla vecchia maniera, solo che Ethan è morto all'inizio del set e quindi durante la riproduzione Mia si è fatta un fungo. Vabbè. E vai a parlare di malattie venere, vedi Il bello è che la live l'ho chiamata la base. Il bello è che la live ho scritto il titolo è "Ho sposato un fungo". Sì. ma non Twitter. C'è la candida più invasiva della storia. Cioè, sì. Santo Dio. Adesso dobbiamo aspettare i DLC per sperare che siano qualcosa tipo di trama, lore o qualcosa di importante. Sicuramente saranno perfetti, illumineranno la strada verso una comprensione. Allora, ripeto, a me basta sapere cosa è successo in quei 3 anni. Cavalli, papere e coccomadocchi. Ok. Allora, il gioco per settimana domenica prossima ve lo diremo su Instagram. Chiudo ragazzi, niente ride perché non c'è nessuno. Puoi fare il ride alle 3. Non credo che ci filino molto. No, allora, che non ci diranno cosa abbiamo fatto stasera. No. Sarebbe bello però, Wait, stop everything, stop it. How you doing, full monkey? Bei momenti. Allora, queste cose importanti da dire a sto E3, dai, per favore. Aspetta, stasera c'è la Bethesda, però. Punto. Allora, c'è il nuovo Elder Scroll, forse abbiamo 2 secondi in più di video. Tra 52 anni invece che 53, questa è la nuova previsione. Me lo devo recuperare, voglio ridere se hanno parlato di nuovo di Fallout 76. Sarebbe molto divertente. Il prossimo Wolfenstein free to play mobile, come sarà? Fantastico, proprio non sanno più cosa fare. Allora, il gioco lo decideremo in settimana, avremo certezze, ve lo diciamo su Instagram. Domani sera c'è la Jobless Run su Doom. Vai così. Martedì The Last of Us. Vai sempre. Giovedì Monkey Special, non sappiamo più se alle 6 o alla sera alle 9, lo saprete grazie a Instagram. Seguiteci su Instagram. Venerdì Monkey Week, domenica, come ho detto, si scopre che il nuovo gioco si fa nel Monkey Horror. Grazie mille per aver visto il video, grazie mille perché lo recupererete sicuramente su YouTube, almeno Rost sappiamo che lo fa. Grazie mille a tutti, seguiteci su Instagram, su tutti i nostri social, ricordate, vogliamo Max che arriva ai 100 libri alla fine dell'anno. Salutate ragazzi. I ragazzi non salutano. Abbiamo salutato. Come vi sei sentito? Io ho detto yeah! Abbiamo detto ciao a tutti, ma che maleducazione. Non vi sei sentito. Buonanotte. Chiudiamo lo stream.